Guido Galeotti della Galeotti Piume. La piuma è simbolo di eccezionale estro e lusso ed è utilizzata da grandi stilisti per arricchire gli abiti e gli accessori. Voi vi occupate di piume da quanto tempo e qual è la cifra della vostra azienda? Allora, noi ci occupiamo di piume dagli anni 60, 1960 circa. E le cifre della nostra azienda è un'azienda che è nata familiarmente, attualmente abbiamo 18 dipendenti e curiamo il mercato sia nazionale che il mercato estero, prevalentemente Europa ma anche Stati Uniti. Qual è il prodotto che presentate qui a Linea Pelle e di cui andate più fieri? Ma il prodotto che presentiamo a Linea Pelle naturalmente sono i tessuti di pelle che si prestano più facilmente, diciamo, per questo tipo di fiera. Poi ne andiamo fieri perché siamo gli unici attualmente produttori di questo tipo di tessuto. E le nuove tendenze della moda prevedono un andamento positivo rispetto alla piuma o ai vostri prodotti? Ma la piuma, diciamo, è un classico, è entrato nei classici, quindi ci sono dei momenti in cui magari uno stilista in particolar modo fa riferimento alla piuma, poi magari lo abbandona per un anno, due anni, poi magari rientra dopo tre o quattro anni e nel frattempo c'è qualchedun altro magari che entra a far parte del mondo della piuma. Noi facciamo dei tessuti che hanno appunto una caratteristica, che sono innanzitutto lavabili. Il materiale è piuma naturale al 100%, può essere tinta, può essere lavata, può essere colorata e noi soprattutto presentiamo un tessuto che è sotto forma non di metraggio ma di pannelli che poi possono essere elaborati. Ogni cliente ci presenta la sua forma, i suoi prodotti e noi li andiamo a realizzare esattamente con il nostro tessuto sulle forme del cliente. Benissimo, grazie. Come secondo voi sta andando il mercato in questo momento? Ma diciamo, il mercato delle piume non risente di quelle che sono le caratteristiche del mercato del momento, quindi diciamo è un andamento che è abbastanza lineare. Naturalmente abbiamo sempre bisogno di presentare delle cose nuove, degli articoli nuovi e non fermarsi mai con quella che è la ricerca del macchinari o adeguamenti di macchinari per l'utilizzo appunto sulle piume.